ragazze, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video dove vi mostrerò la scopa a vapore che ho acquistato. Più che altro è stato un regalo di mio marito. Allora, iniziamo subito perché poi la voglio anche provare insieme a voi. Allora, ovviamente aperta perché io ho controllato se c'erano tutti i pezzi all'interno. Io ho acquistato questa qui della Black & Decker. Qui c'è scritto 12 in 1. Ovviamente c'ha tutti gli accessori che mi servivano a me. Questa qui l'ho acquistata ovviamente a un centro commerciale che sta qui vicino a noi, era anche in offerta, l'abbiamo pagata 120 mi sembra, però non so dirvi a prezzo pieno quanto veniva, non mi ricordo sinceramente, però ovviamente io ho già controllato tutto dentro e c'è tutto. Ve la mostro così, vediamo un po'. Sì, si vede. Allora, ovviamente qui dice anche per tre tipi di matto, anche per il parquet, no, laminato, anche per il laminato, quindi è ottima. Allora, adesso la vado ad aprire così vediamo insieme tutti gli accessori che contiene. A me è piaciuto anche molto il colore, questo blu, azzurro e bianca. E questo è il manico, che adesso andrò a togliere. La carta, non vedo l'ora di usarla, sono molto curiosa. Vabbè, questo è un altro accessorio che va sotto alla scopa per lavare a terra, penso. Io non so se la utilizzerò per lavare a terra, ma forse qualche volta per fare le pulizie, quelle diciamo di andare un po' a disinfettare, ce la farò, cioè provo a lavarci a terra. Poi, aspettate, ovviamente questo è il pezzo che va agganciato alla scopa per fare tutti, diciamo, per lavare le tapparelle, tutte le mattonelle, perché c'è il suo tubicino. Poi qui ci sono tutti gli accessori. Dentro ho visto che contiene anche già un panno per lavare a terra. Questi qua tanto penso che possono anche andare in lavatrice. Sì, no, sì, sì. Qui dice tu, vedete, ditemi voi, vabbè, ovviamente non va stirato, però mi sembra che la lavatrice può andarci, mi sembra, va bene, poi vediamo. Poi c'è quest'altro qui per ovviamente il manico, quello più piccolino, l'accessorio, quello là per fare mattonelle, tapparelle, almeno credo io, ma è così. Ovviamente con questo, così io penso che dopo vada a utilizzare questo, però per prima ho pensato, adesso vi faccio vedere, di andare prima con questo qui, che ovviamente è una spazzolina, vedete, non è proprio rigida come questa qua, perché queste qua sono tipo, sembra ferro, vedete, queste, secondo me questa qua la utilizzerò quando voglio fare tutte le mattonelle che stanno fuori al balcone, che comunque si crea tutta quella un po' di, perché io ho il muro e si va a creare tipo come una melmina, perché secondo me tra la pioggia e l'umidità si crea quella. Io con questo sicuramente andrò a pulire benissimo, però oggi voglio utilizzare prima questo perché andiamo a pulire insieme la tapparella della mia camera da letto, perché voglio iniziare da quella lì. Ovviamente io ve ne farò vedere solo una, come pulisce, cioè non ha senso farle tutte insieme, perché tanto come pulisce una pulisce tutte le altre. Poi quando andrò a pulire, che ne so, le mattonelle, farò comunque un video così vediamo insieme come funziona questa vaporella, si chiama così? Sì, scopa a vapore. Va bene questo. Poi c'è anche questo qui, questo secondo me va bene per tutte le fughe, diciamo tra le mattonelle, questa qui deve essere ottima. E basta, questi sono gli accessori, va bene, poi qui c'è il libretto ovviamente di istruzioni. E poi andiamo a prendere la, eccola qui, io ancora non ci ho tolto, scusate, non ho tolto ancora neanche la scatola questa qua, perché ovviamente non l'ho utilizzata ancora, lo volevo fare insieme a voi. E questa qui, e questo qua poi si sgancia, che io già l'ho sganciato, adesso vediamo un po' se ci riesco pure stavolta, sì, così, ecco qua, così. E qui va attaccato il tubo che vi ho fatto vedere prima, qui si seleziona quello che si vuole andare a pulire,
così. Quindi qua andrà l'acqua, qua si accende, qui c'è il suo filo, bello grande, cioè bello lungo, così almeno lo stiamo lì a... cioè troppo corto e scomodo. E niente. Quindi io adesso preparo tutto, così la proviamo insieme. E noi ci vediamo tra poco, io e il mio brufoletto. Ciao! Allora, eccomi qua, io l'ho provata un attimo per capire un po' come funziona. Io adesso, perché solo col vapore, vabbè, sì, ok, pulisce, però io ho deciso di prendere lo Chantecler. Dice di non mettere nessun prodotto dentro, diciamo, la caldaia, però io ce lo vado a mettere un po' sulla tapparella, così almeno sgrassa meglio. Quindi ce lo vado a spruzzare e poi pulisco e vediamo un po'. Adesso c'è la tapparella, io non so se riuscite a vedere, ma è sporca, non è pulita. Quindi adesso dopo andiamo a vedere come viene. Quindi inizio. Allora, io adesso ho fatto un pezzo, perché ovviamente non posso farvi vedere tutto, perché dove siete appoggiate è piccola la staffa, non, cioè, dovrei prendere una scala per poi mettervi più su. Io faccio questo pezzo, adesso cambio l'affarino, quello là, ci metto quello là, adesso lo prendo, questo qui, così vado a ripassare tutto portandomi via tutto lo sporco, diciamo, con questo, così vediamo un po' come viene, vediamo un po' la differenza da dove, fine, cioè, da dove ho pulito, dove ancora non devo pulire. Quindi adesso io cambio questa e poi vado a ripassare sopra. Thank you.
spero che si riesca a vedere. Io ho pulito fino a qui, vedete, ho lasciato questo pezzettino qua che è sporco. Questo, no, questa non l'ho fatta. Fino a qui, ragazzi, vi devo dire che è bella liscia liscia, pulitissima. Comunque, tutto sommato si fa abbastanza presto. Io, perché ovviamente, come tutte noi, siamo pignole da andare a pulire per bene. Poi ho preso anche un po' di carta e sono andata anche ad asciugare. Mi sono dimenticata di riprendere, però. Devo dire la verità che è ottima, ma io immaginavo, scusate che vi giro, Allora, perfetto, io adesso finisco di pulirla, ovviamente fino e sopra, abbasso di più tutta la tapparella. Mi dispiace che non si vede, cioè non si riesce a capire bene non so se rende dal video, dopo quando andrò a montare vedo un po', perché devo dire che ovviamente. Cioè, quello che fa una vaporella, sì, a mano si pulisce, però questa comunque va anche a disinfettare perché comunque il calore è forte, infatti scotta. Perfetta, non avevo dubbi, veramente non avevo dubbi. Poi anche l'acqua ho visto che comunque dura abbastanza. Io non ne ho messa tanta perché non sapevo fino a dove dovevo metterla, quindi ne ho messa un po' giusto per provarla. Ottima, quindi io finisco e poi alla fine vediamo per bene com'è venuta. Allora, un po' sudaticcia, devo dire, perché il calore della caldaia, vabbè. Comunque, ragazzi, aspettate, adesso vi Allora, giro. Ovviamente non guardate queste righe perché la tapparella è vecchia, cioè, quindi queste è proprio è consumata qui, però vedete, io passo la mano, cioè è pulita, liscia, cioè veramente ottima. E non ci ho messo assolutissimamente nulla a pulirla. Cioè aiuta tantissimo, c'è poco da fare, quindi top, sono veramente molto soddisfatta. Quindi ragazze, che dirvi? Spero che vi sia piaciuto questo video, così abbiamo provato insieme la vaporella. Io poi piano piano, quando pulirò, vi ho detto mattonelle, queste cose qua, lo faremo insieme, così vediamo come funziona su altre superfici. Ovviamente la proverò con voi anche per pulire a terra, giusto per vedere com'è. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un pollice in su, iscrivetevi al canale. Qui, aspettate un attimo. Vieni, corri. Chi c'è? Ta sei No, sbignata, veramente non volevo venire perché tu mi hai escluso. Vabbè, ma devo pulire la tapparella che volevi Che fare. c'entra? Io volevo fare il saluto prima che incominciavi e mi ha Ok. detto nè, No, lo nè, facciamo dopo. Sciocco. nè. Come sta, Delvisina? Tutto a posto? Allora. Adesso come è venuta bella la tapparella? Vabbè, devi passare il panno di Dove? No, lì lato. non si toglie Ah, quello. Eh no. no, è vecchia tapparella, signor Pave Cristian. Allora, speriamo che non ci vedo spizzicati dietro la tavola. No, 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 finché Guarda, funziona la vocetta NIM. voglio dire una cosa, lo so Sì, che sì. vi sono mancato anche dagli altri video, Certo, le sì. vostre, i messaggi privati mi stanno commuovendo. So che avete creato una pagina, Sì. Cristiana Sciullo sempre presente, io sono onorato di Certo, questo. sì, come, Vabbè, ci vediamo al prossimo vlog. come. Comunque, mi raccomando, un pollice in su, dove si devono iscrivere? Al canale. Va bene, un bacione!
al prossimo video, ciao! Tornerò, tornerò.